Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parliamo di amenorrea. Allora, voglio fare questo video perché ho fatto il video precedente sul ciclo, come impostare l'allenamento del ciclo, e mi sono veramente spaventato per quante ragazze mi hanno scritto in privato, sotto nei commenti, su direct, dove vi pare, chiedendomi sì, ok, tutto bello, però io che sto in amenorrea, che devo fare? È veramente eclatante, cioè tantissime ragazze stanno in amenorrea, quindi voglio fare questo video dedicato proprio alla tematica per cercare di fare un po' il punto della situazione, ok? E cercare di darvi nel mio piccolo qualche suggerimento da poter applicare. Iniziamo prima di tutto con il rispondere alla domanda principale: che cos'è l'amenorrea? Banalmente l'assenza di mestruazioni, e possiamo distinguere due tipologie di amenorrea: quella primaria, che avviene prima del sedicesimo anno di età più o meno, ossia quando una ragazza non ha mai avuto mestruazioni perché logicamente non è ancora fertile, quindi sta in amenorrea primaria. Quella su cui ci concentreremo invece è l'amenorrea secondaria, che è quella situazione che riguarda una donna, una ragazza che ha avuto un ciclo comunque regolare e che si trova a non avere più mestruazioni per almeno 6 mesi, quindi da 6 mesi in più. Allora, non voglio stare qua a dirvi quanto sia rischioso e pericolosa, oltre che antifisiologico, uno stato di amenorrea protratto per tanto tempo. Pensate soltanto al rischio di calcificazione ovarica che porta poi alla sterilità. Quindi se siete in questa condizione, io vi invito caldamente a non prenderla sotto gamba, ma soprattutto vi invito a rivolgervi al ginecologo. Quindi prima di tutto, se state in amenorrea, non scrivete al preparatore, non parlatene con il coach che vi segue o un nutrizionista che non vi rindirizzi al ginecologo, no, è la ginecologa o ginecologo la figura di riferimento a cui vi dovete rivolgere. L'amenorrea può avere tantissime cause diverse che devono essere approfondite in campo medico, super super importante. Quindi detto questo, però, cerco di darvi il mio punto di vista e cerchiamo di analizzare quelle che sono le cause prettamente inerenti al fitness, quindi al fitness, al bodybuilding, alla palestra e tutto il resto, per quel che riguarda l'amenorrea e logicamente come potervi farvi fronte. La prima è una BF troppo bassa, quindi la percentuale di massa grassa. Orientativamente diciamo che una ragazza che sta sotto il 17% di massa grassa inizia a essere in condizioni sottofisiologiche, ok? Quindi da là in basso c'è il rischio di amenorrea. La spiegazione è abbastanza semplice: una BF bassa è indice del fatto che la madre è a rischio nel sostenere una gravidanza, quindi la gravidanza potrebbe non andare a buon fine, ma soprattutto che intorno c'è una situazione di carestia, o almeno ancestralmente era così. E quindi logicamente un feto, un bambino che nasce, non può essere sostenuto, non può crescere bene e sostenuto dai genitori. Quindi semplicemente la donna non può rimanere incinta, non ha senso che rimanga incinta. Ora, ci tengo a dire che il discorso della BF è molto soggettivo, nel senso che non è che quando scatta il 16% di BF si va in amenorrea. C'è un indice di sopportazione, ci sono ragazze che hanno il ciclo regolare anche a livelli di BF molto più bassi, e logicamente questo ci collega poi a tutto il discorso che ho fatto sul set point di massa grassa. Ognuno ha il proprio set point, più si scende dal proprio set point più si va a livelli sottofisiologici, ok? Quindi una ragazza che ha un set point di massa grassa comunque tendenzialmente basso può avere un ciclo regolare e stare in salute anche per esempio al 15-14%. Seconda causa possibile è lo stress. E anche questo è abbastanza logico: se la donna sta in una condizione di stress, non sta in un ambiente sano per poter partorire e crescere un bambino. Quindi, anche in questo caso, se lo stress è così forte, si rischia l'amenorrea. Ora, approfondiamo due tipologie di stress che a noi interessano. Il primo è lo stress alimentare, e questo è piuttosto interessante perché si è visto dagli studi che le donne tendono a perdere il ciclo anche quando c'è un cambio radicale, ovviamente in termini di deficit energetico, della propria alimentazione. Se si scende troppo a livello calorico, quindi anche in questo caso il discorso dell'input energetico è anche relativo, non assoluto, quindi anche se si sta mangiando tanto e si scende subito, il corpo e il sistema avverte subito uno stato di presunta carestia e quindi può scattare l'amenorrea. Quindi anche in questo caso, ne ho parlato sul video riguardo alle ragazze, non scendete troppo a livello calorico, quindi fate tanti piccoli step in discesa, non fate dei drop troppo elevati, ok? Questo è molto importante. Secondo stress super importante per l'amenorrea e sempre gettonato è quello dell'allenamento. Perché questo? Perché si vede che le atlete agonistiche tendenzialmente hanno un ciclo irregolare. Quello che tengo a dire è questo: si parla di atlete olimpioniche nella maggior parte dei casi, nel senso che una pallavolista che si allena la mattina lavoro tecnico e la sera va a fare lavoro in palestra e scuota più di 100 kg, perché questo è 6 giorni a settimana, ha un tipo di stress che sicuramente può portare a disfunzioni a livello di ciclo mestruale.
Una ragazza che si allena un'ora al giorno, 4-5 volte a settimana in sala pesi, difficilmente ha uno stress che può portare a questo. Quindi non si vada subito a pensare, ok, sono in amenorrea, mi sto allenando troppo intensamente, perché si parla di quello. Tant'è vero che negli studi, per indurre una disfunzione, quindi non soltanto una amenorrea, ma un'irregolarità del ciclo mestruale, le ragazze devono essere soggette, in genere negli studi si passa dalle 4 alle 5 ore giornaliere, 7 su 7, di allenamento molto molto intenso. Ecco, questo nel lungo periodo causa delle disfunzioni del ciclo, quindi neanche manda in amenorrea. Quindi iniziate a capire logicamente quanto stress deve derivare dall'allenamento per potervi indurre in amenorrea. Quindi anche in questo caso, logicamente, un allenamento eccessivo combinato a un'alimentazione povera e tutto può portare a questo, però non è che se vi allenate intensamente andate in amenorrea, ok? Non è normale che state in amenorrea, non potete giustificarlo col fatto mi alleno intensamente. Ok, l'ultima causa è un po' una combinazione di diversi elementi, ossia la disponibilità energetica. Anche questo è abbastanza normale, sostanzialmente il deficit energetico che andiamo a creare. Quindi combinazione sia dell'output che andiamo ad avere in allenamento sia dell'input. Quindi normalmente che cosa succede? Che delle situazioni di amenorrea sono riscontrate molto spesso in ragazze che si mangiano poco ma anche si allenano tanto. La combinazione di queste cose ha un impatto veramente potente. Quindi sostanzialmente il discorso di base è che anche il semplice bilanciamento energetico tra input e output, anche se non è troppo elevato, anche se la BF non è troppo bassa, può portare a situazioni di amenorrea. E vedete che ci sono tanti attori, tante possibili cause che ci portano in questa situazione. Ma detto questo, cerchiamo di dare anche, non voglio dire dei rimedi, però delle possibili chiavi di lettura, dei possibili interventi che già potete fare mentre vi dirigete dal ginecologo, ok? Dalla ginecologa, degli interventi che potete fare, delle cose su cui potete riflettere per quantomeno tamponare questa situazione. Allora, il primo, logicamente, se vedete che avete un deficit elevato, aumentate la disponibilità energetica, quindi diminuite l'output in palestra e o aumentate l'input energetico, quindi andate a mangiare un po' di più. E è molto importante che curiate anche la quota lipidica, ok? Gli ormoni, progesterone, estradiolo, eccetera, sono steroidi. Gli steroidi sono dei lipidi, quindi se diminuite drasticamente la quota lipidica alimentare, logicamente questo si ripercuote in negativo su quello che è il vostro quadro ormonale. Secondo punto, lo stress. Se siete stressate in generale, quindi sia nel quotidiano, perché anche quello impatta, quindi non è soltanto alimentazione e allenamento, anche se mi sono concentrato su questi fattori, però se siete stressate in generale cercate di ridurre un pochetto, ok? Alla fine chiedetevi ogni fonte di stress in più quanto valga, se poi vi ritrovate in una situazione che comunque è una situazione abbastanza brutta, se non pericolosa, ok? Quindi cercate di modulare lo stress nel corso della giornata, e questa è una cosa che vi incentivo a fare a prescindere da ogni cosa, ok? Non iperstressatevi. E direttamente correlato al discorso stress, il sonno. Curate il sonno, perché anche una forte mancanza di sonno vi può portare a una condizione comunque sottofisiologica, a un affrontare male tutti gli stress che ci sono nel corso della giornata, e quindi l'aumento generale dei livelli di stress. Per quanto riguarda il sonno, assicuratevi di dormire almeno 8 ore al giorno, è molto soggettivo, io personalmente ho bisogno di anche più ore al giorno, e di queste 8 ore almeno 6 devono essere consecutive, ok? Quindi magari se potete dormire poco la notte per qualsiasi ragione, logicamente una famiglia, dei bambini, eccetera, ci sono tante cose che non vi possono permettere di stare tranquille, però se potete dormire soltanto 6 ore a notte, magari cercate di recuperare altre 2 ore nel corso della giornata. Discorso BF poi, ovviamente, se avete una BF sottofisiologica, io ho fatto il video sul reset metabolico, cercate di farla risalire, quindi lavorare su una costruzione metabolica. Ora, non si tratta di sbaccare, non fraintendetemi, si tratta di tornare in BF fisiologiche, che è una cosa che anche i maschietti dovrebbero fare in off season. Quindi anche qua, se avete fatto una gara, ragazzi, il fatto di aver fatto una gara non giustifica mesi e mesi di amenorrea, ok? Questo sia chiaro, non è, sì, sono amenorrea, però dai, alla fine ho fatto quella gara. No, non esiste come cosa. Al massimo ci sta che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, quando la BF è bassa, prima di preparare una competizione, si auspica, importante, perché dovete capire se il gioco va alla candela, si tende a perdere il ciclo, ok? Questa è una cosa che ci sta, e di nuovo io prego le federazioni di dare canoni più sopportabili per le ragazze, soprattutto per le bikini, ok? Più fisiologici quantomeno. E in conclusione vi dico un'ultima cosa, non è un percorso veloce, ok? Il fatto di ritornare ad avere un ciclo regolare non è immediato, non è che appena torno a BF fisiologiche automaticamente ritrovo il ciclo, ok? Devo prima far fronte al problema, che può essere anche di altra natura, per cui, terza volta che lo dico, ginecologa,
Comunque devo cercare di risolvere il problema e una volta che risolvo il corpo ricomincerà a attivare tutti i processi che mi porteranno a fine a recuperare il ciclo. Normalmente il processo di recupero del ciclo è direttamente proporzionale al tempo in cui siamo state senza. Quindi 6 mesi di amenorrea, quindi scatta la amenorrea secondaria, posso recuperare il ciclo in qualche mese. Se sono stato 1-2 anni in amenorrea, ci metterò tanto tempo, verosimilmente. Quindi preparatevi perché è sicuramente un percorso lungo. Non voglio assolutamente spaventarvi, sia chiaro, tutto si risolve, però cercate di dare la giusta importanza ai giusti argomenti, ok? Facciamo uno sport che è bellissimo, uno stile di vita che deve essere sano, quindi la salute deve essere alla base di tutto. Non rovinatela per una coppetta di latta. Super importante. Quindi detto questo, scrivete tutte le domande del caso qua sotto, ovviamente date la vostra esperienza perché così saremo in solito confronto, e vi invito a iscrivervi qua al canale YouTube, ma soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, e tutte queste tematiche sono affrontate anche nei nostri podcast Spotify, Anchor, tutte le piattaforme più importanti, trovate il link qua sotto. Quindi detto questo, vi rimando al prossimo video.